È al Fossa d'Albero Country Club che, in collaborazione con l'Università di Ferrara, il professor Paolo Zamboni ha svolto un incontro rivolto ad una folta platea, cambiando quasi all'ultimo momento il tema della conferenza. Farò una presentazione a sorpresa, però probabilmente più interessante. Quindi non parlerò di problematiche squisitamente mediche, cioè rivolte a colleghi, ma soprattutto ai pazienti che hanno problemi venosi o problemi venosi legati alle malattie neurodegenerative. Questo perché anche è stata presa una risoluzione da parte mia e da parte del Comitato Tecnico Scientifico dello studio Brave Dreams, che è uno studio che vuole proprio esplorare la possibilità di curare la sclerosi multipla con un intervento chirurgico che si associa a tutto quello che già esistente, perché questo sarà oggetto di una conferenza stampa che verrà fatta nei prossimi giorni. E quindi io non posso anticipare nulla su quello. Quello di cui parlerò oggi è una tematica interessante, cioè sarà una carrellata di idee, fra virgolette, irregolari che hanno contraddistinto il cammino della ricerca biomedica nel corso della sua storia, vedendo anche quali sono state le reazioni positive e negative nella storia della medicina a tutto quello che è una proposizione di tipo innovativo rispetto all'esistente. E poi alla fine concluderò raccontando un pochino qual è stata la mia esperienza quando mi sono trovato in una posizione analoga. Quindi diciamo una conversazione più di tipo culturale che tecnico, però io credo comunque interessante da ascoltare. Però oltre a tutto questo, tanto per dire che i tempi non sono cambiati, vi cito solo alcuni dei commenti più carini che ho ricevuto. Questo è un inganno, è anche una cosa enorme per un ricercatore ricevere questo tipo di commenti, anche perché viene da Mark Friedman, direttore della ricerca sulla sclerosi multipla dell'Università di Ottawa. Il terzo punto è: non si conosce ciò che è sconosciuto. E quando capita qualcuno che cerca di dare una risposta a questo, non osteggiate, ma siate con la mente aperta all'innovazione. Un mio collega, questo Victor Herbert, dice che non è tanto quello che non si conosce che fa paura in medicina, ma quanto quello che è dato per certo, che è vero, e che non è mai stato provato, e che ci tocca girare a testa in giù per poterlo fare soccombere, perché quello fa male a tutti voi. E d'altra parte, non possiamo chiamare ricerca biomedica solamente la sperimentazione in doppio cieco dei farmaci. Perché come dice Lancet, questa copertina che lancia un grido d'allarme, quella è una delle più importanti riviste di medicina, e ci dice: se tutto deve essere doppio cieco, randomizzato e basato sull'evidenza, da dove possono partire le nuove idee?